Scandazzo italiani. Sono varie decine di pagine, varie centinaia di pagine, tra le quali c'è anche la professoressa Susanna Esposito, come vedete, che nel corso del 2016 ha preso 6.267,04 euro. Quindi, quando vedete me con in mano un cartello con scritto attenzione alle vaccinazioni, capite che deriva dal mio figlio. Quando vedete lei con scritto vacciniamoci, capite che viene da qualcos'altro. Come si crea il consenso sulle vaccinazioni? Un articolo tratto da Medicina 33 e non quindi da qualche scritto antivaccinista ci dice che il consenso alle vaccinazioni cambia in base all'approccio del pediatra. Quindi chi sarà importante convincere? Il pediatra. Come facciamo? Come vedete da questi articoli di stampa, lo facciamo attraverso il pagamento ad ottimo. Più vaccini i tuoi pazienti e più noi ti paghiamo. Uno dice, vabbè, magari sono degli articoli di stampa, ma non sarà vero. E allora vi faccio vedere quelli che sono i contratti. Questi ce l'avrò da 15 a 20, vi faccio vedere un paio. Questo è il contratto della ASL di Livorno, che ci dice che se uno raggiunge il 95%, perché sotto il 95% non ti paga, se raggiunge il 95% prendi 1.800 euro. Se invece superi il 97%, allora ne prendi 2.500. Questo è uno. Questo invece è preso dalla ASL all'epoca numero 2, adesso numero 1, dove sto, dell'Umbria, e come potete vedere c'è stato chi ha preso 3.800, chi ha preso quasi 4.000 euro in un anno solo per le vaccinazioni. Quindi quando vi dicono che vi dovete vaccinare, non è solo perché credono che i vaccini siano buoni, ci prendono anche i soldi. Queste invece sono quattro pagine che il Ministero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il Ministero ha mandato ai pediatri, quattro pagine a quattro, con i fumetti, come vedete, scritti così, con il dato di fumetto, con domanda e risposta come Marzullo, ti fai la domanda e ti dai la risposta. Se i genitori ti chiedono questo, come devi rispondere? Ti rispondi così. Cioè, questo si fa o quando uno è completamente scemo, oppure quando uno è un bambino e quindi non capisce e glielo fai con un fumetto. Considerato che sono solo quattro pagine e si parla di vaccinazioni, di dati da vaccino, cioè una cosa che ci vorrebbero le enciclopedie, voi capite bene che ridurre tutto questo a quattro paginette, a quattro con i fumetti, che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo loro, secondo il Ministero, i pediatri e i medici ne sanno ancora di meno. Se no non l'avrebbero fatto. Mi pare di tutta evidenza, ok? Questa è un'altra riprova, ce ne sono altre. ASL di Aosta, una brochure per i propri medici e per i propri pediatri, dal titolo Essere convinti per convincere. In italiano, chi è che deve essere convinto? O chi è ignorante, o chi non la pensa come noi. Quindi, evidentemente, la ASL ritiene che i propri medici e i propri pediatri siano o ignoranti, o che comunque non la pensano come noi. Sono dei venditori. Questo è poi come si fa a convincere un pediatra? Dandogli delle pubblicazioni, delle brochure, delle locandine, tipi da premetta. E allora che le facciamo fare? Le facciamo fare da qualche organo terzo? No, le facciamo fare dalle case farmaceutiche. Risposta alla medicina della Chiron, per sapere di più sullo pneumococco dalla Sanofi, dalla Pfizer, e così per tutti i vaccini. Poi, per ricordare magari a qualche genitore, no, che si scorda quando andare a vaccinare, creiamo anche un'app da scaricare per il nostro iPhone. Ce la scarichiamo, realizzata da chi? Da Sanofi Pasteur, che ci ricorda quando dobbiamo vaccinare il nostro figlio. Poi come si fa anche ad informare? Attraverso i convegni. Vita della società, le notizie di altri convegni, lo farmaceutico e la top 10 degli sponsor dei convegni medici. Sul podio Sanofi Eventis, Pfizer, GlaxoSmithKline, eccetera. Vediamo che cosa ci dicono i convegni. Per esempio, ne avevo anche di questo una cinquantina, non posso farvi vedere per ragioni di tempo. Aggiornamenti in tema di vaccinazione, Società Italiana di Igiene, convegno sponsorizzato da Crucer, GlaxoSmithKline, Novartis. Cosa vi devono dire, secondo voi, in un convegno che è sponsorizzato dalle case farmaceutiche che fabbricano i vaccini? Cosa vi devono dire i vaccini? Fanno male? Ok. Questo è ancora più interessante, lo faccio vedere sempre perché in questo caso non è una società medica, quindi un qualcosa di privato che ha fatto questo convegno, ma è una società partecipata dalla regione Sardegna, quindi una società pubblica, pagata con i nostri soldi, con i soldi delle nostre tasche. Organizza un convegno a Cagliari nel 2013 dal titolo C'è ancora bisogno dei vaccini? Unico relatore chiamato a parlare il dottor Rino Rappone, direttore di Novartis Medicine and Diagnostics, cioè del direttore del reparto vaccini di Novartis. Sarebbe come se la regione del Lombardia organizzasse un convegno dal titolo C'è ancora bisogno di far fare le cause all'avvocato Mastaria, che chiamasse a come unico relatore l'avvocato Mastaria.
vi lascio immaginare che cosa mi potrei rispondere. Diritto, la legge 119, sono ancora costretto a distanza di quasi un anno a ricordare, perché ancora il telefono mi sono spaventati i genitori, che le vaccinazioni sono obbligatorie ma non sono coercibili. Non sono un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi, se manca il consenso dei genitori, non possono essere somministrate. Ok? Nessuno viene a casa vostra a prendere i figli e a portarli lì a vaccinarli. Sgombriamo il campo a queste castronerie. Dopodiché, la disciplina che vale per le scuole pubbliche, per le scuole private parificate, per le scuole anche private non parificate, ma non vale per le associazioni per il tempo libero, ricreative, baby parking, homeschooling, eccetera. Tutte quelle attività che non sono attività didattica. Le strategie giudiziarie che abbiamo messo in campo noi, stragiudiziali e giudiziali, sono partite da un principio. Come avete visto, se avete avuto i nostri linee guida, noi siamo partiti dal presupposto che i genitori devono essere dei genitori responsabili. E quando è che un genitore responsabile? Un genitore responsabile è quando, prima di decidere se vaccinare o meno suo figlio, sa come sta suo figlio. Quindi sa il suo stato di immunizzazione, sa il suo stato di salute, se ha in corso delle patologie, se è più predisposto di altri a sviluppare altre patologie, se ha delle allergie, se ha delle intolleranze, se ha delle ipersensibilità, una volta, oppure se ha delle problematiche genetiche anche. Una volta che tu sai questo, sei un genitore responsabile, puoi decidere responsabilmente se vaccinare o no tuo figlio. Perché non è che genitore responsabile è solo quello che dopo aversi informato non vaccina. Anche quello che vaccina può essere un genitore responsabile, secondo noi. L'importante è che sia responsabile, perché abbia, si sia informato e sappia lo stato di salute di suo figlio. Ok? Quindi noi abbiamo improntato il nostro percorso, che è logico, medico e giuridico, sulla base di questo. E anche sulla base di quello che dice la legge, perché la legge, l'articolo 1,2, ci dice che uno non deve essere vaccinato se è già immune. All'articolo 1,3 ci dice che si può fare differimento o esonero se ha uno stato di salute tale da consigliare di differire o di eliminare la vaccinazione. Quindi il tutto passava per la richiesta al medico, al pediatra, di esami anticorpali e degli altri esami che uno voleva fare. Abbiamo messo l'elenco completo nelle nostre linee guida, il deposito a suo tempo dell'autocertificazione e l'effettuazione di diffide tramite un 54. Questo è l'autocertificazione. Per quanto riguarda il consenso, vorrei ricordare che anche se uno a suo tempo aveva dato una sorta di consenso, chiamiamolo così, all'effettuazione delle vaccinazioni, può in ogni momento revocarlo, innanzitutto perché quello non è un consenso valido. Un consenso valido detto da un avvocato che da anni fa convegni per avvocati e per medici sulla responsabilità medica e sul consenso informato, quindi penso di sapere di cosa parlo. Un consenso non può essere rilasciato a distanza di una settimana, 15 giorni, un mese o più mesi dall'effettuazione della prestazione sanitaria. Deve essere fatta nell'immediatezza della stessa, il giorno prima, tanto per capirci. Perché? Perché in ogni momento può essere revocato. Non me lo puoi chiedere troppo prima, perché nel frattempo la mia opinione su quell'intervento può mutare. Ricordatevi sempre che può cambiare fino all'ultimo momento. Perché se voi state per essere sottoposti a un intervento chirurgico perché avete dato il consenso, fin tanto che non vi verranno portato in sala operatoria, fin tanto che, ammesso in un processo che sia prevista l'anestesia, non arrivi l'anestesista, vi immetta all'interno dell'organismo i farmaci che vi faranno perdere conoscenza, fin tanto che avrete conoscenza, sarete in grado di decidere, potrete in ogni momento dire basta, abbiamo scherzato, riportatevi in camera. I medici, i paramedici si arrabbieranno, diranno qualche parolaccia, forse qualche bestemmia, qualcuno, ma però vi dovranno prendere, caricare e portare via. Questo è l'articolo 1,2 dell'esonero per l'immunizzazione, questo è l'esonero per accertato pericolo per la salute, che devono essere sottoscritti dal pediatra di libera scelta se sono bambini fino a 5 anni. Ricordatevi che da 6 anni in poi potete trasferire vostri figli al medico di medicina generale. Ok? Vi potete togliere dal pediatra e portarli al medico. Questo è un paese molto più decente sotto più profili, sotto profili della sanità, del welfare e della democrazia, che è la Svezia. Il 7 giugno il Parlamento svedese è stato chiamato a rispondere a 7, vedete che sempre 7, a 7 diverse proposte di introduzione per la prima volta di 7 vaccini obbligatori. Hanno risposto picche.
un paese intelligente, perché hanno detto che riteniamo che le vaccinazioni siano importanti, ma qua ci vacciniamo oltre il 90% tranquillamente senza bisogno di nessun obbligo, per cui riteniamo che comunque l'obbligo andrebbe a ledere un diritto sacrosanto, che è quello di autodeterminazione. Ok? Allora, dicevo che ad insegnare gli svedesi è abbastanza normale, perché purtroppo sappiamo che i paesi anglosassoni, soprattutto anche quelli scandinavi, sono molto più civili di noi. Che però ce lo vengo a dire anche quest'altro paese, che è un po' più grande, perché è la Turchia. La Corte Suprema Turca nel 2015 ha bocciato la legge con la quale il Parlamento turco aveva licenziato l'introduzione di 13 vaccini obbligatori. La Corte Suprema ha detto no, perché è una gravissima limitazione delle libertà individuali. Ora, che ce lo vengo a insegnare la Turchia, che da decenni la teniamo in stand-by, in quarantena, che non la facciamo entrare all'interno dell'Unione Europea, perché è un paese nel quale si ritiene, abbastanza ragione, che ci siano delle gravissime limitazioni della libertà individuale, e ci venga a insegnare queste cose, questo mi fa capire che noi siamo molto, ma molto, ma molto più lontani dalla Svezia di quanto non siamo dalla Turchia. E la cosa non ci fa per niente piacere. Questi sono dei documenti degli ordini dei medici, degli OMCEO provinciali, che riprendendo anche i circolari del Ministero e anche altri delle ASL, hanno detto che non bisognava, ai pediatri e ai medici, non dovevano seguire le indicazioni che venivano da Albert. Sono diventati importanti. Addirittura i ministeri, l'OMCEO nazionale, l'OMCEO provinciale, le ASL, che ci citano dicendo non dovete dare retta ad Albert che chiede di fare quegli esami, non li dovete prescrivere. Secondo me è un reato questo, però vedremo se vuole proporre la pensione come noi. Queste sono le nostre linee guida, le strategie che ci sono. In questi giorni naturalmente abbiamo passato le 10, ci hanno detto che sarebbero stati cacciati tutti i bambini, per adesso ne sono stati cacciati pochissimi, quasi nessuno. Temo che nei prossimi giorni comunque lo faranno, penso che entro una decina di giorni riusciremo ad arrivare un pezzo avanti, purtroppo, perché questo non è un paese normale. È un paese nel quale sindaci, direttori didattici, medici, che ricordo sono quasi tutti dei pubblici ufficiali, perché anche il pediatra, anche il medico, l'ingegnere generale della famiglia è un pubblico ufficiale, i direttori didattici sono pubblici ufficiali, i sindaci sono pubblici ufficiali, e ben loro, di fronte a una legge così incostituzionale, anche se la Corte Costituzionale ha detto delle cose, diciamo, molto opinabili, ma non solo per il sottoscritto, che può essere un giurista considerato più o meno bravo, ma perché le stesse cose che ho ricevuto dall'anno scorso a maggio, come vi ha detto prima Alessandro, l'hanno detto il dottor Cosimato, l'ha detto soprattutto il dottor Paolo Maddalena, che è presidente emerito della Corte Costituzionale, essendo stato presidente della Corte Costituzionale, l'ha detto il dottor De Ida, l'ha detto per esempio nei due convegni ai quali abbiamo partecipato insieme, uno a Verona la scorsa domenica scorsa e un altro tre mesi fa, il professor Daniele Trabucco, che insegna diritto costituzionale sia a Milano che a Padova. Quindi evidentemente, a prescindere da quello che uno possa pensare del sottoscritto, ritengo che siano abbastanza fondati i pericoli in ordine a certe decisioni prese dalla Corte Costituzionale, che ricordo per i due terzi è composta da soggetti nominati dal punto di vista politico, perché un terzo vengono nominati dal Presidente della Repubblica. Vorrei ricordare che l'attuale Presidente della Repubblica è l'unico Presidente della Repubblica nella storia di questa Repubblica che abbia mai parlato di vaccini, e ne ha parlato assolutamente a sproposito, e neanche dopo il primo dopoguerra, quando forse un minimo di problemi con le vaccinazioni, essendo c'è stata una guerra, ci poteva essere, nessun Presidente della Repubblica si era mai sognato di parlare di vaccini. Questo è il secondo terzo vengono eletti dal Parlamento, quindi capite bene che quelli che risiedono, che vengono nominati dalla stessa magistratura, sono in netta minoranza. Per cui, quali sono le strategie che possiamo porre in essere? Purtroppo ci dobbiamo affidare a quello che ci dà la legge. Innanzitutto all'eventuale trasmissione di dati in violazione della privacy, quando siano stati trasmessi, trattati da soggetti conosciuti, anche semplicemente da soggetti che non avevano la titolarità per venire a conoscenza dei dati sensibili, che sono in assoluto più sensibili al mondo, non solo perché si tratta di dati sanitari, ma perché riguardano i bambini, e non può essere la bidella e neanche la maestra a dirvi che non potete entrare a scuola con i vostri bambini. Ci deve essere comunque un provvedimento formale che dovrebbe essere preso in un paese normale, secondo quello che è la legge di questo Stato, dovrebbe essere preso nel rispetto di determinati canoni previsti dalla legge 241 e dalle altre leggi sul procedimento amministrativo e dalla stessa legge 119, dalle circolari interpretative della legge 119.
abbiamo visto fare di tutto, abbiamo visto delle cose aberranti, vedremo quelle che verranno fatte. Molti siamo riusciti a porvi rimedio nei mesi scorsi, considerate che di bambini che fanno parte, i cui genitori sono associati con la nostra associazione, su 2300 circa iscritti, fino a un mese fa avevamo una quindicina di famiglie che hanno ritirato volontariamente i bambini dagli asili per portarli in strutture alternative per tenerli a casa, e avevamo avuto non più di 7-8 esclusioni, alcune delle quali eravamo riusciti, come anche qui delle Marche tra l'altro, a metterci una pezza parlando con il direttore didattico, facendogli capire che forse aveva fatto una cosa leggermente contro la legge, forse si poteva prendere anche la denuncia. Altri abbiamo proprio denunciato, come per esempio a Roma, e questo è uno per quanto riguarda la privacy. Il resto purtroppo si può agire o con il recorso al TAR, che ha dei costi notevoli, perché ha dei costi notevoli perché sono indipendenti dagli avvocati, no? Per il semplice contributo unificato sono 650 euro, più le altre spese circa 800 euro di spese, solo di spese vive. Oppure possiamo provare, cosa che probabilmente faremo prossimamente, con un articolo 700 dal punto di vista invece civilistico. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, abbiamo già predisposto come Auret delle note critiche da inviare gratuitamente a tutti gli associati, che possono modificarle, metterci i propri dati ed inviarle entro i termini previsti alla direzione della ASL per vedere se in autotutela le riescono ad eliminare. E devo dire che in Umbria, che sono stati i più sensibili da questo punto di vista, sono stati curati pure delle ASL, sono partiti per primi assoluto a livello nazionale, e le prime però avevano sbagliato perché non avevano indicato il termine entro cui la famiglia si dovesse presentare, e quindi solo mandando i nostri quiz gli abbiamo fatto capire che dovevano ricominciare tutto l'iter. Hanno ricominciato l'iter, sono arrivate le altre sanzioni, abbiamo predisposto comunque le note critiche e stiamo predisponendo i ricorsi, che se uno vorrà farlo tramite avvocato farà tramite avvocato, se no mi verrà mandato una bozza, se lo potrà modificare e portarlo da sé. Vorrei fare una breve citazione a quello che diceva prima Alessandro su quello che ha stabilito la Commissione parlamentare Scanu, 17ª legislatura, sui danni arrecati ai militari. Queste sono le conclusioni, paragrafo 9, conclusioni sulle modalità di somministrazione dei vaccini, pagina 142 seguenti. La Commissione, al fine di garantire un'effettiva ed efficace tutela della salute e della sicurezza dei militari impegnati in Italia e all'estero, nonché per perseguire la sicurezza della somministrazione dei vaccini nell'ottica di eliminazione o quantomeno della massima riduzione del rischio degli effetti negativi conseguenti all'uso di vaccini in dosi multiple, raccomanda l'utilizzo di vaccini monodosi, stante la concreta possibilità di eliminare, data l'età adulta, risulti già immunizzato, il che può succedere anche con i bambini. Nei mesi scorsi abbiamo invitato gli associati a fare gli esami ematici dei titoli anticorpali e mandarci quelli che erano i risultati anomali. Abbiamo visto di tutto, cose che voi umani non potete neanche immaginare. Abbiamo visto bambini vaccinati 2 o 3 volte con l'esavalente non essere a rispondere a niente, essere completamente a zero, come se non fossero mai stati vaccinati. Abbiamo per contro visto bambini mai vaccinati che risultavano inspiegabilmente, secondo alcuni, noi una spiegazione ce l'abbiamo, no? Invece immunizzati a morbillo, parotite, rosolia, varicella, eccetera, 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 compresi almeno 7-8 bambini alla polio. Quindi, poi si raccomanda altresì che non vengano inoculati in un'unica soluzione più di 5 vaccini. Quanti ne ha l'esavalente? A posto. Essendo questa la soglia oltre la quale possono verificarsi eventi avversi. Si raccomanda ancora una particolare attenzione all'analisi prevaccinale negli esami reputati necessari, nei casi dubbi e di eventuale pretesa immunizzazione. Solo in data 14 gennaio, quindi poco prima che pubblicassero questo, sono pervenute dal vicepresidente Ivan Catalano osservazioni in merito all'analisi dei componenti dei vaccini autorizzati per la profilassi vaccinale, eccetera, 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 dati relativi alle malattie neoplastiche di cui soffrono i militari italiani. Quindi occorre migliorare la selezione del personale. Cioè, capite, quelli che sono delle persone, come vi ha detto prima Alessandro, che sono nel fiorfiore degli anni, perché parliamo di militari che vanno dai 18 ai 55 anni, 60 anni, quindi le persone che dal punto di vista dell'età sono in assoluto nel fiorfiore degli anni. Oltre a questo, le persone che stanno mediamente meglio delle persone normali, perché essendo tutti i militari, da quando hanno tolto la leva obbligatoria, sono tutti militari di carriera, e ci sono compresi appunto anche quelli che devono andare a fare missione all'estero, sono professionisti e vengono anche addestrati e tenuti
un certo allenamento, soprattutto quelli che vanno a fare le missioni. Quindi capite che solo quelli, nonostante che abbiano l'età migliore e la salute migliore, vengono danneggiati dalle vaccinazioni. Figuriamoci i bambini. Ok? E loro, nonostante questo, dicono che all'atto della selezione del personale si deve fare maggiore attenzione a quelli che magari hanno patologie autoimmuni o che presentano allergie, intolleranze e ipersensibilità. Cioè tutte le cose che noi chiediamo da anni di fare ai nostri figli non ce le fanno fare. Bambini. Si prende poi in considerazione l'intero vaccino e l'uomo del singolo. Cioè, è inutile che tu mi dici che il vaccino contro il morbillo in sé può non far male, ma non mi fai degli studi che mi attestino che non fa male anche coniugato con parotite clausuria. Cioè, mi devi mettere insieme, devi fare uno studio sull'intero vaccino, non sul singolo. Alla luce degli elementi raccolti, la Commissione conferma che vi sia una associazione statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative e altre patologie, esempio quelle autoimmuni, e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La Commissione ritiene di non poter escludere in esso di causa. Però questo vale per i militari. Va per i vaccini no. Disapplicazione delle leggi, disobbedienza e resistenza civili. Sindaci e pubblici ufficiali hanno la facoltà, forse rode, in teoria, di disapplicare una norma che non attiene unicamente ai giudici ma a ciascun pubblico ufficiale in quanto emanazione Stato. Su di essi vanno l'obbligo di disapplicare la normativa interna palesemente discriminatoria in quanto di rango inferiore sia la Costituzione della Repubblica sia altri trattati e convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione dell'Oviedo, la Convenzione del Fanciullo, eccetera, eccetera, eccetera. Questi, andiamo avanti perché è troppo tardi. Disobbedienza civile. Il primo esempio di disobbedienza civile nella storia è stato probabilmente quello di Eva, ammesso non concesso che sia un personaggio vero. Diciamo che il primo teorico della disobbedienza civile è stato Henry David Thoreau. Successivamente, molto più famosi da parte dell'opinione pubblica, ci sono stati Gandhi e Martin Luther King. Allora, andiamo a vedere qualche frase. La maggior parte dei parlamentari, uomini politici, avvocati, ministri e altri burocrati servono lo Stato soprattutto con la testa e dal momento che raramente si fanno distinzioni di tipo morale hanno la stessa probabilità, senza volerlo, di servire Dio e il diavolo. Henry Thoreau. Diciamo che alcuni hanno perfettamente la consapevolezza di servire il diavolo, però lo servono lo stesso. La disobbedienza può essere civile, per essere civile deve essere sincera, rispettosa, contenuta, ma provocatoria. Deve basarsi su principi ben assimilati, non deve essere capricciosa, soprattutto non deve nascondere rancore e odio. Mahatma Gandhi. Si ha la responsabilità morale di disobbedire a leggi ingiuste. Martin Luther King Jr. L'atto di disobbedienza in quanto atto di libertà è l'inizio della ragione. Eric Fromm. E poi questo personaggio molto meno famoso degli altri, che magari ci fosse anche molto meno intelligente, però quando uomini malvagi fanno leggi ingiuste, i giusti le disobbediscono. Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi, e poi questa che ogni medico dovrebbe leggere, e faccio un quadretto, metterlo nel suo studio, la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw. Grazie. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, anche se vabbè, è tardissimo, però se qualcuno vuole, diamo la possibilità. Parli ora, ma te c'è per sempre. La faccio io. Niente, ultimamente abbiamo, sempre da un punto di vista giuridico, quindi da un punto di vista che più attiene la figura di... Mi chiedevo da un punto di vista giuridico, quindi direttamente all'avvocato, la valenza di queste circolari ministeriali che stanno ovviamente girando un pochino nei tutti i nostri pensieri rispetto a quello che poi invece è il dato normativo della legge, cioè del decreto legge Lorenzin. Quindi quanto quello che chiede la circolare, quindi un'estensione del termine del 10 marzo anche a tutti coloro che poi non hanno fatto autodichiarazione ma hanno semplicemente presentato al 10 settembre la presentazione di idonea documentazione comprovante la richiesta di vaccinazione all'ASL. Allora, ogni giurista sa
che i circolari nella gerarchia delle fonti non esistono, perché non sono atti erga omnes, cioè non sono prodotti perché abbiano efficacia nei confronti dei terzi, ma sono atti interni. Tant'è vero che quando una circolare è sbagliata non si può impugnare una circolare davanti al TAR, ma bisogna aspettare che da questa promani un atto illegittimo e quindi si può impugnare l'atto illegittimo. Okay? Quindi la gerarchia delle fonti e circolari non esistono, anche perché naturalmente le circolari sono interpretative, cioè devono dare un'interpretazione della norma. La circolare è valida nel momento in cui dà un'interpretazione che sia però conforme alla norma, cioè la norma dà dei paletti, dà dei binari, no? E la circolare può dare un'interpretazione rimanendo all'interno di quei binari, nel momento in cui deraglia da una parte o dall'altra e amplia o restringe il portato della norma, è, a mio modo di vedere, ma come penso di qualsiasi giurista, assolutamente legittima. Nel caso di specie hanno ampliato in maniera spropositata il portato di quello che era la norma, la 119, che prevedeva appunto che il termine del 10 marzo fosse un termine riservato solo ed unicamente a chi si era impegnato a suo tempo, entro l'11 settembre, a depositare la documentazione che aveva dichiarato di avere. Cioè aveva dichiarato che il proprio figlio era in regola con le vaccinazioni e quindi, non essendo in possesso del tesserino delle vaccinazioni o del certificato vaccinale, chiedeva semplicemente un termine, no, di poter procrastinare il termine di presentazione di questo documento al 10 marzo successivo, nell'attesa di ricevere la documentazione da Basta. Questo era quello che diceva la norma. Diciamo che da questo punto di vista la modifica che è stata apportata dall'articolo 18 della finanziaria, l'emendamento che ha modificato in parte la 119 dal punto di vista dell'interscambiabilità dei dati, ha creato questa distinzione tra le regioni nelle quali esiste l'anagrafe vaccinale e nelle quali quindi non dobbiamo depositare niente come genitori entro il 10 di marzo, ma deve essere poi la ASL a dare direttamente i dati, bisogna vedere come, in che modo, se dà nel rispetto della privacy o meno, e invece delle altre regioni nelle quali non c'è l'anagrafe vaccinale e quindi sarebbe dovuto rispettare il termine del 10 marzo, in realtà non parla neanche l'emendamento di questa estensione. Detto ciò, devo anche essere onesto, non vorrei dirlo a telecamera aperta perché non vorrei farlo sentire agli altri, ma in realtà il procrastinarsi del 10 marzo era un termine appunto legato a quello, non legato ad altri, poi magari a telecamere spente ve lo spiego, perché è bene che gli altri non sappiano. Questo purtroppo è dal maggio scorso, da quando forse sono stato l'unico in Italia a capire il problema della privacy e del problema nel quale siamo andati, il cul-de-sac nel quale siamo andati a infilare con la problematica della privacy, con la problematica dei vaccini anticorpali, esami per vaccinare, eccetera. Ho fatto convegni che, se vedete, all'inizio dicevo praticamente niente, ogni tanto dicevo qualcosina in più, ma nel momento in cui gli altri c'erano già arrivati. Voi capite bene che io per altri intendo quelli che hanno fatto la legge, quelli che studiano, cioè almeno due ministeri, il Ministero della Salute, il Ministero del MIUR, e con tutti i legali che magari anche all'esterno hanno contattato per aiutarli a scrivere qualcosa che non erano stati in grado di scrivere e modificare, e sinceramente hanno brancolato per mesi nel buio, ma anche dato atto che non ci si può aspettare molto da ministeri che hanno capito che il 10 di settembre cadeva la domenica, solo il 20 settembre, cioè, stiamo parlando di gente completamente incapace. Ho tolto qui per motivi di velocità una slide che faceva vedere la locandina del film di dove c'era anche Totò, I soliti ignoti, dove Mastro Ianni diceva agli altri: per fare i delinquenti ci vuole gente sveglia, c'è una gente insomma capace, poi al massimo potete andare a lavorare. Quindi non sono in grado neanche di lavorare, ma questo lo sappiamo, che molti della pubblica amministrazione purtroppo, soprattutto in certi reparti, in certi ministeri, evidentemente non hanno l'abitudine di lavorare, quindi lavorano obiettivamente male. Quindi non vorrei dire più di tanto, perché ho detto solo le cose, ma dopo a microfoni aperti, le camere aperte, solo dopo che gli altri c'erano arrivati da solo a capire, magari forse l'hanno registrato anche no, in separata serie, però ecco, quello che vorrei evitare poi ve lo dico. Qualche altra domanda? Sì, io, a
avete già fatto ricorsi ai giudici di pace? Come è andato? C'è un microfono, puoi ripetere. Avete già fatto ricorso a giudici di pace impugnando le multe? Come è andato? No, ancora non c'è. Le stiamo facendo adesso, noi siamo i primi, siamo proprio gli avanguardisti in Italia, dell'Umbria, soprattutto della ASL 2 che appartiene a me. Io ho una bella sanzione, ho già mandato le note difensive e nei prossimi giorni mi pare che il primo il termine, almeno di quelli che ci hanno mandato le multe, il primo termine ci sarà il 22. Quindi entro il 22 di questo mese depositeremo il primo ricorso. Quindi magari fra un po' di tempo vi sapremo dire come andrà. Per quanto riguarda i ricorsi al TAR, abbiamo avuto dei giudizi contrastanti, avete visto che ci sono stati dei giudizi positivi, come per esempio a novembre scorso da parte del TAR di Milano, guarda caso la magistratura di Milano, che sia civile, che Milano amministrativa, è sempre 10-20 anni avanti rispetto a molti altri nel resto del paese. Diamo Cesare quel che è di Cesare, anche il TAR nella Campania ha detto la stessa cosa e quindi ha sospeso il provvedimento. Abbiamo avuto invece due pronunce parzialmente negative, nel senso che non ci hanno accolto la sospensiva per adesso vedremo se andremo al Consiglio di Stato direttamente o meno, da parte del TAR Lazio e del TAR Veneto, con delle motivazioni che da avvocato non faccio fatica a definire aberranti, veramente aberranti. Cioè il TAR del Lazio ci ha detto che non accoglievano la sospensiva, ci hanno messo una settimana per fare il provvedimento e chi ha partecipato all'udienza con me ha visto che il relatore si dimostrava assolutamente in linea con quello che stessi dicendo io, per cui è sembrata a tutti strana questa cosa, e ci ha detto perché, dato che poi ci sarebbe, era un termine comunque non definitivo, perché poi c'era il termine del 10 marzo. Io sto ancora cercando di capire cosa volessero dire, però magari sono molto più intelligenti di me, facendo il giudice del TAR, quindi io non sono riuscito a capire cosa volessero dire. Il TAR di Venezia invece ci ha messo mezz'ora a parlare con la collega, ha fatto parlare la collega e continuava a insistere sul fatto del deposito, se c'erano delle certificazioni del medico che avevano prescritto gli esami anticorpali, gli esami prevaccinali, no? La collega giustamente, come gli avevo detto io, ha detto no, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui siamo davanti al TAR, cioè è anche brutto doverlo ricordare ai giudici del TAR, siamo davanti al TAR, stiamo giudicando un provvedimento amministrativo che noi riteniamo sia illegittimo perché è stata sbagliata la procedura. Non stiamo discutendo se sia giusto o meno la vaccinazione o non fare la vaccinazione. Ebbene, alla fine comunque non ci hanno dato la sospensiva. Quindi capite bene che è difficile talvolta riuscire a parlare con chi non vuole capire. Non che non capisce, con chi non vuole capire. Il perché non lo so. Però abbiamo speranza che in giro per l'Italia ci siano ancora dei giudici che vogliono capire, che capiscano da soli, insomma, non c'è bisogno di spiegarmi non le cose. Perché come sono stati fatti certi provvedimenti nei mesi scorsi, probabilmente anche mio figlio di 17 anni e mezzo avrebbe riconosciuto che erano stati fatti male in violazione di quella che era la vigente normativa. Cioè non c'era bisogno neanche che un avvocato ci perdesse decine di pagine a spiegarlo, perché io avrei dovuto fare un ricorso con scritto chi ricorreva contro chi, qual era il provvedimento, motivo, guardatelo, cioè ti ci metto la fotocopia, te l'ho legata, guardalo da solo, tu dimmi se questo può essere un provvedimento amministrativo. Sarebbe dovuto essere sufficiente questo per renderle, per avere un provvedimento che avesse sospeso immediatamente e poi per annullarlo. Non sempre così. E dal punto di vista politico, secondo lei ci potranno essere degli punti? Allora, questa è la speranza di tutti. Io nei mesi scorsi, prima delle elezioni, mi sono espresso. Essendo parzialmente scettico, chi mi conosce sa che io sono sempre stato un veterano ottimista. Negli ultimi anni lo sono un po' di meno, non è che sono pessimista, sono diventato realista. Cioè nel senso, sono stato qualche volta criticato anche da qualcuno dei miei referenti, no? Perché anche stamattina mi hanno detto ma dai, ma non mi puoi dire così. Io ho l'abitudine ai miei clienti, come anche agli associati, come agli amici, di dire sempre la verità. Io dico sempre che mento solo quando mi pagano per farlo, e da avvocato qualche volta sono pagato anche per mentire, ma dato che quando vado in giro a fare i convegni, come quando sto all'interno delle associazioni, non c'è nessuno che mi paga, perché vengo qua gratis, quello che faccio per l'associazione lo faccio gratis, ci metto pure soldi in tasca mia,
non c'è nessuno che mi paga per mentire, quindi non trovo la necessità di mentire nella mia vita quotidiana, per cui dico sempre quello che penso. Non so come andrà a finire, se riusciranno a costituire un governo, se questo governo sarà il Movimento 5 Stelle più punto di domanda, oppure la Lega, il centrodestra più punto di domanda. Non so se riusciranno a fare un governo. Spero, abbiamo dato dimostrazione in queste elezioni, almeno parzialmente, come italiani, di una grande esigenza di cambiamento. Purtroppo questa esigenza di cambiamento non si è tramutata in un Parlamento che ha dato una maggioranza certa, qualunque essa fosse, perché per me, dal mio punto di vista personale, che fosse stata del Movimento 5 Stelle la maggioranza del 40% o che fosse del centrodestra, per me cambiava poco. L'importante è che ci fosse una maggioranza di fronte alla quale chi era stato votato anche per cambiare questa legge, perché è del tutto evidente che togliendo i voti che ha preso il popolo della famiglia, togliendo i voti che hanno preso gli altri che si erano candidati comunque per avere delle idee in linea con la modifica della legge, sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega, è del tutto evidente, soprattutto il caso della Lega, abbiano goduto di una quantità di voti importanti da parte del Movimento, perché è evidente che a prescindere, se si parla di, come dicevano alcuni, di un 10% della popolazione, a parte quelli che poi possono aver vaccinato, che comunque se c'è un 10 o 15% della popolazione che ha delle idee scettiche in ordine ai vaccini, sono numeri importanti, numeri molto importanti, che possono fare tranquillamente la differenza dal punto di vista del voto. E ritengo che più che il caso del Movimento 5 Stelle sia lampante il caso della Lega, che secondo me ha avuto tantissimo di questo voto, anche a scapito di quelli che erano le altre forze del centrodestra come Forza Italia. Quindi io l'auspicio è che si riesca a fare un governo che non sia una porcata come è stato per 5 anni precedenti, che si riesca a fare un governo decente, che qualcuno vada al governo, che sia, ripeto, il Movimento 5 Stelle o che sia la Lega, così avremo la possibilità di batter cassa, no? Cioè di chiedere di prestare fede a quello che era stata la promessa, quantomeno di mettere mano, di revisionare la legge, che poi per me posso farne anche 20 i vaccini obbligatori. L'importante è che non si vadano a discriminare i bambini nell'accesso a scuola, che poi tu vuoi rendere anche il vaccino obbligatorio, a me sinceramente non mi fa né caldo né freddo. L'importante è che non si vadano a discriminare i bambini. Questo ritengo che sia assolutamente fondamentale, perché si vanno a leggere tutta una serie di articoli della Costituzione, dall'articolo 32 secondo comma per quanto riguarda la libertà di scelta vaccinale, l'articolo 34 della Costituzione per quanto riguarda il diritto allo studio, perché è vero che il diritto allo studio parla della Costituzione di 8 anni e che quindi per loro gli 8 anni sarebbero le elementari e le medie, però è anche vero che nelle leggi degli ultimi 15 anni, soprattutto nella legge della cosiddetta buona scuola, che vorrei ricordare il passato governo ha licenziato esattamente un mese prima di fare questa porcata, che è stato il decreto 73 del 2017, bene, un mese prima avevano scritto della massima ampliamento, massima partecipazione dei bambini alla scuola, quindi esattamente il contrario di quello che hanno fatto dopo. Anche questa schizofrenia, questo bipolarismo dei governanti che con la destra scrivono una cosa e con la sinistra ne scrivono un'altra, ci fa pensare. Insomma, io spero che possano metterci mano, quantomeno per eliminare appunto la discriminazione sulle scuole, della quale vanno a pagare solo ed esclusivamente i bambini. A me sinceramente che rimangano le sanzioni, con tutto che anche le sanzioni sono discriminatorie, perché capite bene che una sanzione comunque per chi c'ha i soldi non è un problema, a differenza di chi i soldi non ce l'ha, anche se, detto in termini, quelli che stanno meglio sono quelli che i soldi non ce l'hanno assolutamente per niente, che non hanno niente da perdere, non hanno né un lavoro fisso, non hanno neanche una casa o una macchina a nome loro, così loro possono andare in giro, passare anche all'ASL, andare là, riportarvi la sanzione amministrativa, lasciarvela, dargli, ne so, 10 centesimi del resto, no? Questo è di fatto, perché le condizioni, i migliori in questo mondo sono quelli che sono al riparo da ogni problema, sono quelli che hanno talmente tanti soldi per non avere problemi, e quelli che non c'hanno assolutamente niente, che non c'hanno niente da perdere. Sono le due condizioni
invidiabili. E vi vorrei ricordare una cosa, che i paesi che sono più vicini agli studi sui danni del vaccino, non è un caso, sono i paesi che sono scevri dagli interessi economici. Guardate l'India, l'India è in assoluto uno dei paesi, a parte dove Bill e Melinda Gates con la loro casa farmaceutica hanno, pare, secondo quello che si è detto sui giornali, utilizzato un vaccino anche in quel caso per ridurre la natalità delle ragazze indiane. Questo è uno dei motivi per cui l'India è all'avanguardia negli studi sui danni del vaccino a livello mondiale, e poi perché è una grande potenza come la Cina. E come sono i paesi arabi? Perché nei paesi arabi non c'è corruzione? Perché nei paesi arabi, se voi portate l'omeopatia o altre ricerche e gli date la dimostrazione che possono avere un senso, gli arabi le prendono e magari ti costruiscono anche una clinica per fartele fare? Perché sono esenti dalla corruzione, perché hanno talmente tanti soldi che non può arrivare una casa farmaceutica e dire: guarda, se tu mi fai fare questi vaccini in più, a prescindere da quello che succede ai tuoi figli, no? O ai figli degli Emirati Arabi, del Qatar, del Kuwait, eccetera, eccetera, ti do un sacco di soldi. Non è così che funziona, perché loro hanno talmente tanti soldi che gli dicono: quando tu esci da questa stanza io telefono e ti compro tutta la casa farmaceutica. E questa è la differenza. Quindi quelli che non hanno niente da perdere, come quelli che hanno talmente tanti soldi da stare anche sopra, sono le due condizioni ideali. Ringraziamo veramente tantissimo tutti quanti. Grazie.